E torniamo in studio, ancora gli OGM del decreto legge incentivi che prevede misure importanti per l'agricoltura in primo piano nella pagina di politica ed economia. Con noi in studio Luciano Gerti, buongiorno Luciano. Buongiorno a tutti. Allora, gli OGM è una storia infinita. Beh sì, però questa settimana possiamo dire che il fronte anti-OGM ha segnato un punto a suo favore. Del resto il ministro Zaia ha tenuto fede all'impegno preso quando a gennaio il Consiglio di Stato aveva imposto di avviare il procedimento di autorizzazione alla semina e ha firmato un decreto che ferma in tutta Italia le semine di un mais OGM della Monsanto, cui seguirà, ha annunciato Zaia, l'attivazione della clausola di salvaguardia contro la patata OGM dell'Amflora, autorizzata invece a livello europeo. La decisione di bloccare il mais biotech è arrivata dopo il parere contrario del Comitato Sementi del Ministero delle Politiche Agricole, un comitato composto da esperti del governo e delle regioni. Una decisione tecnica, ha sottolineato Zaia, e per di più presa all'unanimità. Ora servono il via libera anche dei ministeri dell'Ambiente e della Salute, che però in questo comitato erano già rappresentati, quindi non dovrebbe mancare. Naturalmente sono nate immediate le polemiche. Secondo l'organizzazione dei sostenitori del biotech Futura, si tratterebbe di una decisione politica. Al contrario, il fronte del no ha esultato. Secondo la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, il nostro settore primario non ha bisogno degli OGM, mentre per la Coldiretti le coltivazioni biotech sono in forte calo anche nei 6 paesi europei in cui sono consentite, perché non c'è neppure convenienza economica. Poi il decreto incentivi, qualcosa di importante per l'agricoltura si prevede? Sì, c'è spazio anche per l'agricoltura nel decreto che è stato ieri approvato dal governo. Ci sono misure per rendere più conveniente la rottamazione dei rimorchi agricoli e dei trattori per la costruzione di serre stagionali, la rottamazione dei motori fuoribordo e l'installazione dei pannelli solari. E il Ministero ha anche pronti i fondi per 2 emendamenti. Uno dovrebbe destinare 86 milioni di euro per la ristrutturazione del comparto bieticolo saccarifero e 14 milioni per portare a zero l'accisa sul gasolio agricolo. Grazie a Luciano Gerfi.